Ben ritrovati amici di Weekend Dance, mi hanno invitato Rosangela e Federico alla nuova lanterna circonvallazione esterna Villa Ricca in Campania, perché ci sono delle belle novità e noi siamo venuti e guardiamo insieme le novità della nuova lanterna. We're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Era un po' di tempo che non andavo a trovare i miei amici, da Cristofora, Rosangela, Federico. Sono venuto questa sera, innanzitutto buonasera. Buonasera Dino. Vedo qualcosa cambiato, nel senso siamo alla nuova lanterna, circonvallazione esterna, Villa Ricca in Campania, ma c'è tanta gente. Che cosa vi siete inventati stasera? Niente, abbiamo staccato una piccola costola della lanterna e ci siamo inventati questa pizzeria e pub e griglieria per i giovani, per avvicinare un po' questo pubblico più giovane a quello che è, diciamo, la nostra tradizione, che è la ristorazione in generale, che da tanti decenni di anni continua. Non c'ero. Appunto per questo adesso anche un po' di gioventù alla nuova lanterna, un po' di gioventù, i panini, pizza gourmet, tutto quello che, diciamo, che ci offre oggi la nuova ristorazione, perché comunque quando parli di pizza gourmet, quando parli di panini speciali, parli comunque di grandi prodotti che comunque si avvicinano a quello che è la classica pizza o classico panino. Quindi nuova lanterna, nuova generazione, nuovi panini, nuova pizza. Ti ho fornito l'assist, perfetto Rosangela. Quindi è un punto d'incontro dei giovani e non solo, perché poi chiaramente la nuova lanterna si presta a tutti gli eventi. La nuova lanterna, quello che è, diciamo, tutto il nostro corpo si presenta a tutti i tipi di eventi, dalla banchettistica che è storica, diciamo, di 50 anni come eventi, matrimoni, battesimi, questo che comunque rimane nella nostra tradizione. Da questa, diciamo, tradizione abbiamo staccato questa sala per puntarla sui giovani. Assolutamente, e quindi utilizzando una comunicazione per i giovani, Facebook, pagina Facebook, social, Twitter, tutto quello che accompagna, diciamo, con gli smartphone, tutto quello che accompagna i ragazzi per facilitarli ad arrivare da noi. La nuova lanterna circonvallazione esterna Villa Ricca, e ci sono naturalmente anche delle serate a tema, anche degli eventi. Per esempio il 12 novembre cosa accade? Il 12 novembre al ristorante La Lanterna abbiamo Alfonso Sebastiani, che è, diciamo, un socio ufficiale di Adriano Celentano, e in questo caso facciamo una cena spettacolo per un pubblico probabilmente anche più adulto, ma che comunque, diciamo, ha un'ampia fascia di età, e quindi abbiamo ideato questa serie di eventi. Questo è il primo tra tanti. Quindi il 12 novembre. Poi Celentano ha fatto l'ultimo disco proprio in questi giorni con la Mina, Amami Amami. Diamo un numero per prenotare la serata del 12 novembre alla nuova lanterna. Il nostro recapito è 081 894 1453. E allora, buona pizza e buon panino a tutti. Buona pizza e buon panino a tutti. Rosangela, ma ricordiamo anche la tipologia della nuova lanterna, parliamo di grande ristorazione e di grandi eventi, di grandi cerimonie. Vabbè, non dobbiamo comunque dimenticare che La Lanterna nasce come una ristorazione di alta ristorazione, di banchetti, matrimoni, eventi di qualsiasi genere, quindi quello che, diciamo, partiamo è quello che come La Lanterna ci offre, dove ci sono ampie sale dove si possono fare qualsiasi tipo di evento, dalle sfilate di moda a un piccolo evento di quello che sia. Comunque manteniamo la tradizione e manteniamo sempre l'alta qualità della ristorazione vera e propria. C'è la storicità di questo posto che esiste da tanti anni. No, a maggio prossimo facciamo 50 anni di attività. Io sono da 10 perché sono la piccola del gruppo, però comunque mantengo delle tradizioni che sono legate alla mia famiglia, quindi automaticamente è giusto che io, dalle loro esperienze, da tutto quello che mi hanno insegnato, io posso crescere sempre in base a tutto ciò che io ho attinto da loro. Parafrasando e salutandolo anche il tuo papà, ma sarà più giovane e vecchio Cristoforo o più giovane e vecchia La Lanterna? È sempre più giovane Cristoforo, me lo mantengo sempre fresco e allegro. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend.
took it nothing, I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Under my umbrella. La nuova lanterna, siamo a Villaricca in Campania, il tuo nome? Rosaria. Questo è un tavolo solo donne, siete in 20 questa sera. Festa delle donne, stiamo festeggiando. Da dove vieni tu? Da Angri. Da Angri. Come si mangia la nuova lanterna? Benissimo. La cosa che ti è piaciuta di più? L'antipasto. Quando si parla di antipasto, abbondante? Molto abbondante. Viva la cucina, viva il cibo? Buonissimo. Come sei stati questa sera alla nuova lanterna? Benissimo. Che cosa hai mangiato tu? Panino. Panino, buono panino. Il panino. Buonissimo. Farcito con cosa? Con hamburger, insalata, pomodoro e formaggio. Beata te, noi non abbiamo ancora mangiato. Buon appetito allora. Come siete stati serviti? Siamo stati serviti veloci, tutto a posto. Comunque ci siamo divertite, abbiamo organizzato tutte donne proprio per venire qua. Ed è bello questo, è bellissimo, no? Sì. Che sì. Cosa ti è piaciuto di più gastronomicamente parlando? Io ho preso una pizza ed era buonissima. Squisita, sì, alla nuova lanterna. Sì, alla nuova lanterna. Saluto Weekend Dance. Ciao Weekend Dance. Forever and ever you stay in my heart and how I love you. Forever and never, we'll never, we'll part, and how I love you. Together, together, that's how it must be. To live without you would only be heartbreak for me. La nuova lanterna a Villaricca, circonvallazione esterna in Campania, e parliamo anche con il simpatico amico mio che si chiama Federico. Federico, abbiamo lasciato tua sorella Rosangela prima, che ci ha descritto in modo minuzioso questa struttura che compie 50 anni. Come sa fare lei? L'anno prossimo compie 50 anni. E se ne porta bene però. Dimmi. Assolutamente sì, una grande storicità. Ci troviamo in cantina. Perché mi hai portato in questo posto bellissimo? Mi hai portato in questa cantina perché questa è una zona che non tutti conoscono. Qui noi facciamo gli aperitivi e qualche volta facciamo anche qualche festicciola. Piccolo party. Piccolo party, tamburriata oppure musica antica napoletana. Però ora prossimamente stiamo pensando di far mangiare anche la gente qua giù. Bisogna dare anche delle novità, altrimenti perché ci hai chiamato con le telecamere di Weekend Dance? Per documentare e comunicare in futuro che cosa accadrà anche in cantina. In futuro qua giù io inizierò un progetto, porterò tavoli, sedie e si mangerà in cantina, in questo ambiente caratteristico col tufo, con tutti i tipi di vini di tutta l'Italia, e se si vuole si possono anche degustare questi vini. Qui sotto però sarà molto più adibito a carne fatta alla brace, è un ambiente romantico, caratteristico. Più intimo. Intimo. Sì, tavoli da due, da quattro, non le tavolate che si fanno. Sempre. Si sta tranquilli, si mangia bene, cibo selezionato come i vini, degustazioni, si possono creare anche dei party particolari, comitive, amici, per stare una serata in un modo diverso. La tavolata possiamo farla, perché no? Basta che è una cosa bella, carina, simpatica, di persone che capiscono questo ambiente. Attenzione. Deve essere preparato e deve essere educato a questo nuovo ambiente. Devi capire dove mangi e come mangi. Come mangi specialmente. La cantina della nuova lanterna, circonvallazione esterna, Villaricca in Campania. Federico, sei stato un ottimo cicerone, adesso aspettiamo loro perché li invitiamo tutti, ma non solo quelli di Villaricca, zona limitrofe. Tramite te ti darò la data precisa di quando avverrà questo progetto. Quindi prossimamente vi diremo, grazie a Weekend Dance, quando partirà questo nuovo progetto. Grazie. Adesso una degustazione ce la offri, no? Come minimo. Io non mangio stamattina, dobbiamo fare qualcosa per un amore. Un'altra figura professionale nella grande squadra della nuova lanterna, circonvallazione esterna, Villaricca in Campania, si chiama Enzo, benvenuto. Ciao Dino. Allora Enzo, qual è la tua
figura professionale? Allora, io mi occupo degli acquisti, scelgo quello che è il migliore per il miglior prodotto per la ristorazione qui alla Lanterna. Di, parliamo di prodotti di carni, pesce. Carne, pesce, vino. Mi occupo insomma di cercare di soddisfare tutto quello che fa bisogno del nostro pubblico, per far sì che torni soddisfatto di quello che ha mangiato e ha gustato da noi. Questa sera, Enzo, poi una inaugurazione di una pizzeria, ma soprattutto anche per farcire buoni panini per i ragazzi. Certo, abbiamo aperto questa pizzeria pub per far sì che un pubblico giovane si avvicini a questa meravigliosa struttura che l'anno prossimo compie 50 anni. We Can Dance, la TV degli eventi.